Un'operazione contro le cosche dell''Ndrangheta è stata eseguita in Italia e dall'estero ed ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per 41 persone. L'operazione, condotta dai carabinieri di Reggio Calabria, del ROS e dalla squadra mobile, è stata chiamata il Crimine 2. Le persone coinvolte sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a vari reati. Tra le persone c'è anche l'ex sindaco della città australiana di Stirling, Tony Vallelonga. Uno dei destinatari, Francesco Maisano, 46 anni, ha tentato di sottrarre all'arresto nascondendosi in un bunker ricavato nella propria abitazione a Palizzi. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati da sconosciuti a Cosenza contro la finestra della segreteria politica del consigliere regionale della Calabria Salvatore Magarò. Eletto nella circoscrizione di Cosenza per la lista Scopelliti presidente, Magarò è presidente della commissione regionale contro l''Ndrangheta. La segreteria politica del consigliere si trova nel centro storico di Cosenza e dal momento dell'intimidazione era chiusa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sono 9.207 i lavoratori di 1.021 aziende interessati in Calabria agli ammortizzatori sociali, CIG e mobilità in deroga nel 2010. Il dato è stato fornito a Catanzaro dal presidente della regione Giuseppe Scopelliti e dall'assessore regionale al lavoro Francesco Antonio Stilitani. Il totale delle risorse che sono state garantite ai lavoratori calabresi delle aziende in crisi o che hanno chiuso sono pari a 140 milioni. È stata costituita ieri presso la Camera di Commercio una task force per il potenziamento delle infrastrutture della provincia di Crotone. La task force, composta da soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti o della gestione di infrastrutture, è finalizzata ad affrontare la questione in maniera integrata e ad approntare eventuali iniziative volte ad affrontare le criticità del sistema infrastrutturale provinciale. Sono decine le iniziative previste in tutta la Calabria per la Festa della Donna. A Catanzaro è previsto uno screening mammario senza prenotazione e gratuito. A Cosenza sarà inaugurata la mostra Donne Dipinte, un viaggio al femminile nella Galleria Nazionale. A Locri il Comune promuove lo spettacolo Filumena Marturano del gruppo teatrale Grotteria. A Lamezia Terme si svolgerà l'incontro Donne, Diritti, Lavoro e Libertà. Al Teatro Politeama di Catanzaro lo spettacolo di Noa, che presenterà il nuovo album dedicato alla canzone napoletana. È stato siglato ieri un protocollo d'intesa tra la provincia di Cosenza ed il centro Roberta Lanzino per la realizzazione di un progetto che prevede una serie di attività tese a contrastare il fenomeno della violenza, diffondendo l'informazione e la conoscenza qualitativa e quantitativa del fenomeno stesso, per poterlo adeguatamente prevenire e arginare su tutto il territorio provinciale. Sono intervenuti l'assessore Maria Francesca Corigliano, la responsabile della formazione del centro Roberta Lanzino e il presidente della provincia. Goccia Rosa è il titolo delle iniziative promosse dall'Avis della Calabria che si svolgeranno oggi in tutta la regione e patrocinata dal Consiglio regionale e dalla Commissione regionale Pari Opportunità. L'iniziativa è stata presentata a Reggio Calabria nel corso di una conferenza stampa. Goccia Rosa 2011 insiste molto sul concetto di sorelle di sangue, rivolto in particolare alle donne sole, madri, che giungono come migranti nella nostra regione con al seguito i loro figli. Anmil e Inail hanno promosso una conferenza stampa per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro al femminile e far conoscere le condizioni delle donne all'indomani di un infortunio, al fine di comprendere meglio come prevenzione e tutela richiedano un forte impegno sociale e istituzionale. Inoltre è stato presentato il concorso Fotobiografia dedicato a tutte le donne rimaste vittime di un incidente sul lavoro. La conferenza si è svolta presso la sala giunta della provincia di Catanzaro con la testimonianza di vita di alcune donne vittime di infortuni sul lavoro.